Dopo che mi sono svegliato, ho preso il telefono e sono andato su YouTube. E ho visto il trailer di Spider-Man No Way Home. E oggi sono qui per dirvi le mie personali opinioni e pareri, perché devo per forza, io adoro Spider-Man. Alla fine di Spider-Man Far From Home, vabbè questo è uno spoiler ma penso che avete visto quel film, Mysterio, il nemico di Far From Home, rivela a tutti quanti la vera identità di Spider-Man. Spider-Man è soltanto un ragazzino, un ragazzo sì, è Peter Parker. E ovviamente vediamo Spider-Man e Mary Jane stare malissimo. Oddio, tutti quanti adesso sanno che Peter Parker è Spider-Man, spuntano gli elicotteri, gli aeroplani, tutti quanti a fotografare, lui sta malissimo. E soprattutto, da quello che ho bene capito, ci saranno due fazioni. Ci saranno quelli che crederanno in Peter Parker, diranno oh sì, tu sei importante perché tu sei Spider-Man, hai salvato tante altre persone, mentre altri gli diranno che oh, tu sei invece un killer, hai ucciso Mysterio, bla bla bla, tutto il resto. E soprattutto vediamo Peter Parker che nel trailer viene inquadrato tutti quanti, appena entra a scuola tutti lo fotografano, tutti quanti sono sorpresi che lui sia Spider-Man e inizia a temere qualsiasi cosa. Viene addirittura portato alla centrale di polizia e qui compare un tizio, una persona che indossa una camicia bianca. E ci sono alcune teorie che si dice che questo qui sia Daredevil, Matt. Allora, Daredevil è un personaggio della Marvel e c'è appunto la sua serie Netflix e lui appunto è un avvocato, quindi potrebbe essere l'avvocato di Peter Parker. Forse ci sarà una scena in tribunale, non ne ho idea. Perché sul serio Peter nel trailer No Way Home veramente sta malissimo, inizia a dire e io ho paura che mia zia, il mio amico Ned gli cadano qualcosa di brutto, ed è per questo che va dal carissimo Doctor Strange. Doctor Strange avrà un ruolo molto importante in No Way Home e soprattutto anche in Doctor Strange and the Multiverse of Madness. Peter Parker chiede a Doctor Strange di far sì che nessuno si ricordi che lui è Spider-Man. Doctor Strange fa un bel incantesimo, però Peter Parker gli domanda oh aspetta, non è che poi mia zia e Mary Jane, oddio aspetta, e poi c'è un casino e l'incantesimo sembra che fallisca. Ma ecco che quindi Doctor Strange e Spider-Man dovranno viaggiare nel multiverso, affrontare vari problemi che sono accadute per via dell'incidente durante l'incantesimo. In una scena in particolare vediamo uno scontro, della polizia attaccata da dei fulmini e da della sabbia. I fulmini e della sabbia, che cosa vi ricorda ragazzi? Beh, i fulmini ovviamente confermato il ritorno di Electro. Electro interpretata da Jimmy Fox e sì, è Electro di The Amazing Spider-Man 2, il film più odiato di Spider-Man. Adesso Electro non sarà più blu, ma sarà invece giallo. E la sabbia, a quanto pare, sembra che sia l'uomo sabbia di Spider-Man 3. Oppure potrebbe essere solamente che Electro ha attaccato i poliziotti in un'area, c'è la sabbia e quindi la sabbia si è volatilizzata, ma non ne ho idea ragazzi. C'è una scena stupenda dove Doctor Strange e Spider-Man sono su dei treni tipo viaggiano in alto nel cielo. Non vi ricorda qualcosa sti treni? A me sì. Proprio il treno di Spider-Man 2 ragazzi. È grigio, è uguale ragazzi. Quindi anche questo è un altro riferimento, un altro roba della trilogia di Sam Raimi. Fantastico. Ovviamente poi ci sono altre scene, tra cui questa. Abbiamo Spider-Man che ha in mano questa specie di cubo, appunto c'è la dimensione astrale, non mi ricordo bene il nome. È veramente una figata. Stessa cosa è accaduta anche ad Hulk e Doctor Strange. Rivediamo il ritorno di Iron Spider, quello di Avengers Infinity War, Avengers Endgame. E in più c'è anche questa scena. È una scena che appare in pochi secondi, però sembra che Peter è spaventato da qualcosa che sta per arrivare. E sembra che forse la cosa che sta per arrivare sia Lizard. Lizard è appunto il nemico di The Amazing Spider-Man. Io adoro Lizard. Se ritorna, se è veramente quello, oh mio Dio, ma c'è qualcuno che dice che sia invece Scorpion o Venom. Ma ecco che alla fine del trailer appare la bomba, la granata di Goblin, la stessa identica che appare nella trilogia di Sam Raimi. Infatti penso che sia confermato che ci sia Goblin, quello di Spider-Man 1,
che può appare anche in altri 2-3, però come visione di Harry Osborn. E sinceramente vedere il nuovo Goblin mi piace, solo che Goblin è già apparso 3 volte, abbiamo questo Goblin. Però aspetta ragazzi, se c'è anche Electro che proviene da Amazing Spider-Man 2 e forse anche Lizard, non è che invece ci sia anche Goblin di Amazing Spider-Man 2? Perché non abbiamo visto quale sia il Goblin che lancia la bomba. Potrebbe anche essere per esempio New Goblin, quello che appare in Spider-Man 3. Sì, ci sono 3 Goblin e il trailer si conclude con l'apparizione del grandissimo Dr. Octopus, il mitico villain di Spider-Man 2. E quando l'ho visto, mio Dio ragazzi, ho urlato tantissimo, cioè mamma mia. Ovviamente la cosa che tutti quanti aspettano è vedere anche Spider-Man di Tobey Maguire e Spider-Man di Andrew Garfield unirsi con Spider-Man di Tom Holland per affrontare, a quanto pare, sembrano i Sinistri 6, però manca un sesto cattivo. E questo ragazzi, il 3 mi ha emozionato tantissimo, ditemi voi le vostre personali opinioni.